È stato l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, a celebrare in diretta la Santa Messa di Pasqua dal Duomo Abbaziale di Castelnuovo Garfagnana, trasmessa in diretta su Noi TV. A condividere con lui la celebrazione, Monsignor Angelo Pioli e Don Alex Martinelli. Il Duomo, seguendo le attuali restrizioni, ha potuto ospitare solo 150 persone, mentre a cose normali sarebbero stati ben oltre 500 i fedeli presenti. La Santa Messa delle 11, trasmessa in diretta sulla nostra emittente, è stata la quarta celebrazione della Pasqua di Resurrezione e in tutte c'è sempre stata grande partecipazione. Il servizio liturgico è stato animato dalla presenza dei ministranti del Duomo e dalla corale del Duomo stesso, in questo caso diretta e accompagnata all'organo dal maestro Luca Bacci. Ovviamente anche la corale si è presentata in formazione ridotta, nell'ambito e nel rispetto delle normative anticontagio. La giornata di Pasqua dell'Arcivescovo era iniziata di buon'ora a Lucca con la celebrazione della Santa Messa nel carcere di San Giorgio ed è proseguita nel pomeriggio con altre celebrazioni nell'area pastorale della Versilia. Stamattina sono andato a celebrare in carcere, per molti la porta del carcere è la pietra tombale. Ora l'abbiamo chiusi dentro, si butta via la chiave, il problema è risolto. Tanto non c'era niente da fare. Ma quante pietre tombali noi apponiamo sulle vite delle persone, sulle situazioni, anche la pandemia con tutti i suoi problemi, con tutte le sue difficoltà, potremmo interpretarla come qualcosa contro cui non c'è niente da fare. Ma quante situazioni personali, familiari, comunitarie potrebbero diventare altrettanti sepolcri chiusi da altrettante pietre tombali che stanno lì per dire ormai su questa cosa qui non c'è niente da fare. Ecco, credere che Gesù è risorto significa credere che nessuna pietra tombale è definitiva, che c'è sempre una risurrezione possibile, che è sempre possibile che da ogni morte, che da ogni difficoltà, nasca addirittura qualcosa migliore di quello che c'era prima.